Museo della Pietra di Ausonia riapre. Qual è il periodo storico che abbraccia? Dunque, i periodi storici sono due: il periodo incerto, quello dell'epoca romana e preromana, e il periodo certo, quello documentato, che comincia con il famoso leone di pietra che noi tante volte documentato nei documenti di Monte Cassino. Allora, questo è un leone che va studiato secondo un metodo vichiano, perché per Vico la storia è un'indagine sui fatti, e questo leone di pietra di fatti di Ausonia ne racconta tantissimi. Quindi, diciamo, voluto dare importanza a questo momento della storia di Ausonia. Poi si passa al periodo successivo, pure molto ricco, medievale, e poi ho ricostruito la sala del capitano con i documenti dell'epoca, perché ho trovato un inventario del 1491 che riguardava questa sala, che era una sala in effetti di soggiorno, dove c'era un tavolo, dove c'erano dei piatti, naturalmente non i nostri, di ferro. E quindi, sull'onda di questi documenti e anche di una bella stampa della fine del 400, io ho cercato di ricostruire un ambiente e di conseguenza delle emozioni. Questo è stato il fine del mio lavoro. Aggiungo che sull'onda di quello che adesso è il concetto di museo, il museo non è più rappresentazione, non è più vetrina, il museo adesso è impresa, bisogna ben capire questo, un'impresa sotto il profilo culturale e sotto il profilo economico, quindi deve inserirsi nella vita del luogo in cui il museo si rappresenta. C'è una specificità in questo museo, che è la presenza della donna. Sì, perché questo è un particolare molto tenero. Io sono andata alla ricerca della prima forma di rappresentazione della vita, della figura umana, e la prima rappresentazione della figura umana era quella femminile, una donna con i caratteri sessuali molto marcati. Allora era una donna di epoca preistorica, questa figuretta. Io sono riuscita a reperire un campione fatto da un archeologo di Malta, e quindi questa donna, questa figura femminile che rappresentava la prosperità, la vita, la tenerezza, perché è morbida, vero? Ci rimanda all'immagine della donna dei nostri tempi, perché in effetti nel cambiamento delle forme, però la donna trasmette sia l'immagine che la statua della cosiddetta della Pimpiana del Novecento, sia questa donna preistorica, rappresentano che cosa? La donna nei suoi connotati, che non devono perdere: la vita, la tenerezza, l'accoglienza, la memoria. La pietra di Ausonia riapre con quali obiettivi? Il Museo della Pietra di Ausonia riapre con gli obiettivi che l'amministrazione comunale si è prefissata il primo giorno che si è insediata, ossia quello di valorizzare finalmente il territorio di Ausonia, la storia di Ausonia, e creare quelle sinergie turistiche necessarie anche per i nostri giovani che vogliono investire su questo territorio. Non si tratta di una ristrutturazione, è una, l'abbiamo chiamata riapertura, ma è soprattutto una rivisitazione del museo tramite nuovi percorsi, nuove sale adibite con reperti che raccontano la storia di Ausonia rispetto al passato, quando il Museo della Pietra era diventato più un archivio storico della Seconda Guerra Mondiale. Noi vogliamo che il Museo del Castello di Ausonia non sia soltanto un contenitore del Museo della Pietra, ma esso stesso sia un oggetto museale. Lei è consigliere regionale in Lazio, le istituzioni spesso, quando si tratta di tagliare, tagliano sulla cultura, e invece non ritiene questo un errore? Allora, noi come Consiglio regionale abbiamo licenziato proprio 6 mesi fa un'importante legge, la legge 15, che serve proprio
ad un rilancio vero del settore culturale nella nostra regione, quindi assumendo la cabina di regia della pianificazione, ma nello stesso tempo decentrando il più possibile verso gli enti locali la scelta per valorizzare la cultura territoriale. Noi stiamo investendo molto nella cultura perché crediamo che la cultura sia uno strumento importante per valorizzare anche il turismo, quindi il binomio cultura-turismo potrebbe dare a questo bellissimo paese risorse importanti. Dobbiamo cercare di far capire soprattutto ai sindaci, alle associazioni culturali, che non si può più consumare cultura senza fare un grande gioco di squadra, senza lavorare attraverso una pianificazione seria, anche perché le risorse non ci sono e quelle poche risorse devono essere impiegate bene. È chiaro che oggi il sindaco di Ausonia sta rimettendo alla luce un importante museo. Questo museo, a mio parere, vuole trasmettere due messaggi. Il primo è quello di accendere un faro di cultura in questo piccolissimo paese. Il secondo messaggio è quello di riportare alla luce, alla memoria, la tipicità di questo territorio. Vorrei ricordare che Ausonia rientra nel distretto del Marmo, quindi un distretto che noi riteniamo strategico a livello regionale, un distretto che ha un fatturato straordinario quasi di 50 milioni di euro e che occupa molte persone. Quindi questo binomio di cultura, turismo, ma anche e soprattutto sviluppo industriale, credo che possa essere la ricetta migliore per ridare dignità alle amministrazioni locali e soprattutto per garantire ai giovani un futuro più sereno.